L'ultima edizione di Stadio News in studio, Riccardo Gatto, è continuata con una doppia seduta al tenente onorato di Bocca di Falco la settimana di allenamenti per il Palermo di Beppe Iachini. Al mattino la squadra è stata divisa in due gruppi che hanno alternato esercitazioni tattiche in campo e lavoro in palestra. Nel pomeriggio il Palermo ha svolto esercizi di carattere tecnico e partite a tema in campo ridotto. Tutti i giocatori rosanero, ad eccezione di quelli impegnati con le rispettive nazionali, hanno lavorato in gruppo. Non ci sono segreti, io capisco di calcio, quando vedo le cassette di giocatori capisco chi diventerà un fuoriclasse. Parole e pensieri di Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, che svela in retroscena dell'arrivo di Paolo Dybala in rosanero. Le grandi spendono molto e prendono i giocatori già fuoriclasse, non i giovani da crescere come facciamo noi. Vittoria rotonda per 6-1 della nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio nell'amichevole disputata ieri pomeriggio contro la Lupa Roma, formazione che milita in Lega Pro. Allo stadio Francesca Gianni, l'attaccante del Palermo Andrea Belotti è stato il vero mattatore della sfida. Per lui, 3 gol nei primi minuti della partita. In rete anche gli azzurri Longo, Trotta e le classe 97 Bonazzoli. Il Genoa, prossimo avversario del Palermo, prosegue la sua preparazione in vista della ripresa del campionato contro i rosanero. Come riportato dal sito ufficiale del club rossobru, la squadra ha lavorato sotto gli occhi di Fabrizio Preziosi e di qualche decina di tifosi. Per Antonelli e compagni, 2 ore di lavoro in partitelle di 3 contro 3, 6 contro 6 e così via. Marchese ha lavorato a parte, mentre Fez Vasidis ha svolto soltanto alcuni giri di campo, prevista a doppia seduta oggi a porte chiuse. Il direttore sportivo del Bari, Stefano Antonelli, commenta così l'acquisto da parte del Palermo dell'attaccante brasiliano João Silva. Oggi João Silva è un calciatore del Palermo che ha fatto, secondo me, un ottimo acquisto e sicuramente gli tornerà utile. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.